ciò loro non se lo sono dimenticati, quello sarà un problema, perché c'è la possibilità di un finanziamento pubblico col PNR, perché adesso col PNR stanno effettivamente dando un po' di soldi ai comuni, in qualche modo stanno anche regalando, non c'è bisogno di fare un progetto, ma si parla di semplice domanda. E invece hanno deciso di fare altro, quello di Bocciolo. Fare, potete fare, perché se no non
continueremo, diciamo, a sentirci tra di noi, come dire, poi andremo al consiglio, in consiglio ci sarà la manina, no? Le manine che si alzano, diciamo, a comando, e non avremo purtroppo nella sostanza formalmente ottenuto nulla, perché lo capirete dall'argomento che tratterò. A luglio l'argomento, diciamo, eclatante era quello del centro anziano, cioè io non riuscivo, spero di avervi trasmesso questo messaggio, non riuscivo a capire, non trovavo né un minimo di buonsenso, ma neanche come dire, una spiegazione politica rispetto all'operazione che il sindaco e i suoi accoliti avevano fatto, hanno perpetrato su quella associazione e di cui stiamo pagando le conseguenze tutti quanti. Adesso vi parlerò di un altro argomento, sembra un po' una cosa tecnica, no? Debiti fuori bilancio, no? Debiti fuori bilancio sono semplicemente dei debiti, perché sono debiti, che il Comune di Sordino ha contratto ormai, che però non erano stati programmati, un po' imprevisti se vogliamo, ma non per questo, come dire, non vanno considerati, anzi, parliamo di 240.000 euro che ormai, come dire, sono diventati debito certo per il Comune, oltre spese e interessi, perché abbiamo perso una causa civile che era nata nel 2006, quindi adesso faremo o faranno i conteggi degli interessi di questi 2006, 16 anni, no? Allora, avrei voluto che ci fossero qui il sindaco e il vice sindaco per spiegarvi loro la vicenda e poi magari cosa pensano, come pensano di affrontarlo, ma non ci sono e siccome appunto non posso dilungarmi non entrerò nel merito, ma rimarrò, come dire, spiegherò la questione sempre in via di principio. E qui vi faccio un po' di storia, no? Che poi è ricorrente in tutte le manifestazioni di questa amministrazione, cioè in ogni tema, anche importante, anche forse non ci sono neanche, forse non li vedo io, dei risvolti, diciamo, di convenienza elettoralistica, no? Perché capisco che dietro, diciamo, professionisti della politica ci sono sempre gli scopi, diciamo, elettorali, no? Di cartello, quindi. Quindi una logica alla fine dietro c'è, ma alcune volte, e questo è un altro di questi casi, cioè questo debito lo ritiene da lontano, quindi non è neanche, diciamo, se vogliamo, una responsabilità diretta di questa amministrazione. Ebbene, come al solito, abbiamo fatto notare la cosa, abbiamo detto sentiamoci, no? È un problema di tutti, cioè sentiamoci. In consiglio, come al solito, sì, chiederemo ai funzionari, ci incontreremo, nulla. Cioè, né i funzionari rispondono, perché ovviamente il sindaco ha parola, formalmente il consiglio dichiara di, soprattutto il vice sindaco, veramente sempre disponibile al dialogo. In punto di fatto, come dire, non ci hanno mai convocati a una riunione né informale né formale. Quando le facciamo noi, ci dicono che rompiamo perché appunto facciamo tante interrogazioni. C'è anche questo, diciamo, che ci studiamo le carte, proponiamo, cerchiamo di, così, di portare, diciamo, minimamente la nostra competenza al servizio di tutti e addirittura, come dire, dovremmo, come diciamo, anche rompibattere. Allora, è che è successa la stessa cosa. Siamo venuti a conoscenza di questa causa che ancora è in discussione soltanto per il quantum, perché la Cassazione aveva, diciamo, purtroppo aveva condannato il Comune, aveva rimandato la Corte d'Appello, ai giudici di Corte d'Appello, diciamo, la decisione sul quantum, perché purtroppo i nostri, diciamo, i proprietari, che stiamo parlando di un esproprio di un terreno, i proprietari del terreno, avevano esagerato nella richiesta, il giudice aveva stabilito già
26 euro al metro quadro, parliamo di un ettaro, quindi è facile fare il conto, 26 euro al metro quadro. Due anni e mezzo fa noi sapevamo che avevamo un potenziale debito di 260.000 euro. Non è una cosa tecnica, quindi vi prego di servirmi un attimo su questa cosa. 260.000 euro potenziale. I proprietari ne chiedevano 400.000. Diciamo, per certi versi, meno male che hanno esagerato i proprietari, perché i giudici, diciamo, il giudice poi non, come dire, non ha risposto positivamente alla richiesta dei proprietari, ma alla fine, il 26 settembre di quest'anno, i giudici hanno stabilito che il prezzo da pagare per convenzionino sarà di circa 24 euro a metro quadro, 240.000 euro circa di interessi. E per fortuna ha suddiviso le spese, perché ha detto ai proprietari: avete perso anche voi perché avevate chiesto 40 euro, quindi ognuno si paga le proprie spese, perché se no avremmo dovuto pagare anche le spese degli altri, saremmo stati completamente sconvolti. Così le spese ce le dividiamo, oltre agli interessi, ma 240.000 euro ce l'abbiamo qui. Cioè, in questo momento il Comune di Zorino ha questo debito. Noi pensiamo che entro il 31 di dicembre il nostro Consiglio Comunale sarà chiamato a decidere, perché se il Consiglio Comunale non l'approva non entra in bilancio questo importo, appunto per questo diventa poi in bilancio, quindi deve essere approvato dal Consiglio, perché se no significa che se non va il Consiglio ci sono delle responsabilità, non lo so, quindi se invece il Consiglio l'approva diventerà un debito comunale. Questo è. Allora faccio un passo indietro, no? La questione di principio. Ci siamo battuti per fargli capire, inizialmente, perché qualcuno non aveva capito che il debito era certo, ma cioè non sapevamo quanto, ma avremmo dovuto pagare. Io ho detto: ce l'abbiamo tutti sul groppone, sediamoci, vediamo, no? Tra l'altro, ogni anno ad aprile, entro il mese di aprile, i comuni sono tenuti a, obbligatoriamente, a indicare un prezzo, una valutazione delle aree di proprietà, quindi anche di queste aree di cui stiamo parlando. Abbiamo tentato, prima di andare in consiglio, di dire: vediamola questa prima, no? Perché visto che è in discussione questo contenzioso con i giudici, e noi la nostra valutazione del nostro ufficio tecnico era di 17 euro al metro quadro, mentre al giudice avevamo detto che valevano 8 euro al metro quadro, cioè come nel giorno, avevo dimenticato questa cosa, diceva nella causa che queste aree valessero 8 euro, contro i 24 stabiliti dal giudice e i 40 richiesti dai proprietari. Allora, proprio io il consiglio, era il 21 di aprile dell'anno scorso, l'ultima volta gli ho detto: scusate, non possiamo andare a dire noi stessi che vale 17 euro, lo mettiamo negli atti comunali, no? Perché andiamo in tribunale e diciamo: no, 8 euro vale. Cioè, cerchiamo almeno, come dire, di giustificare che 8 euro, non andiamo, come dire, a fare questa cosa veramente. Lo dicevo da profano, io non sono un legale, non sono un avvocato. Mi sembrava di buon senso, cioè vediamo come possiamo fare a dimostrare al giudice, visto che questa è la nostra linea difensiva, no? Dico nostra perché io considero il comune nostro, voglio dire, no? Cerchiamo di supportare gli 8 euro che stiamo, come dire, no? Che stiamo proponendo? Niente. Cioè, non ci hanno mai invitato alla riunione, informare, cioè niente. Sì, le parole non l'hanno fatto. La conseguenza è questa: 240.000 euro. Io non so se, come dire, avremmo potuto, come dire, dare il nostro contributo per migliorare questa situazione. In linea di principio vi dico che è assurdo, come dire, che anche di fronte a una situazione di questo genere che ci accomuna, noi non abbiamo avuto la possibilità neanche di discuterla, cioè di parlare, di proporre non lo so, delle soluzioni. Magari sarebbero state delle stupidaggini, ma almeno si discute, nulla. Questa è la situazione. In più avevamo detto: scusate, forse sì, questa è una cosa un po' più tecnica, avevo detto: vediamo se possiamo fare degli accantonamenti, no? Perché visto che ci toccherà, cominciano a farsi, fa così un po', no? Anche in un'economia familiare, no? Dice, so che ho un debito, comincio ad accantonare qualche cosa, no? Mettere da parte qualche cosa, che è difficile, per carità, non è il comune abbia tante risorse. Gli eravamo un po' convinti, eravamo riusciti
30.000 euro. L'anno scorso, nel 2021, questo fondo rischi, che era di 30.000 euro, noi avevamo, vi ricordo, cioè minimo un debito, anche se in assoluto il giudice avesse, ci avesse accordato gli 8 euro famosi, avrebbe avuto almeno 80.000 euro più interessi, almeno 100.000 euro, no? Minimo. Avevamo 30.000 di accantonamento, perché ero che c'era un fondo alla Cassa Depositi e Prestiti già versato di 40.000, di 40.000 quelli almeno sono depositati. Nel 2021, probabilmente perché dovevano rifasare il bilancio, l'hanno diminuito questo fondo da 30.000 a 25.000 anziché implementare. Quindi adesso in questo momento noi abbiamo un fondo rischi di 25.000 euro. Anche questa è una cosa che noi abbiamo proposto informalmente, formalmente in consiglio, di verificare. Cioè non si discute, non la discute il sindaco, non la discute il vice sindaco, che però è sempre, come dire, a parole disposto al confronto. Ovviamente i consiglieri sono muti. Questa è la situazione. E ora rifaccio a noi, poi lo sentiranno anche loro, lo rifaremo in consiglio, le domande banali, scontate che, no? Che mi vengono in mente. Quali sono le soluzioni? E quali le conseguenze? Perché a parole qualcuno ha detto facciamo un mutuo, no? Il mutuo bisogna pagare. Adesso io non ho approfondito, ma mi pare di questo tipo, per questi tipi di situazioni, forse i mutui vanno pagati in 3 anni, ma spero di no, perché in 3 anni sarebbe dura pagarla. Per il bilancio nostro sarebbe dura, cioè non so se noi riusciremo a mantenere i servizi che abbiamo. Ma va verificato, non lo so, va verificato, cioè anche questa è una cosa, non quantomeno ne avremmo parlato anche tecnicamente, anche con l'ufficio, ma io dico, ma se il sindaco, come devo dire, fa difficoltà, come dire, a parlare, no? E potrebbe essere anche, come dire, umanamente reciproca la cosa, perché anch'io non ho tutto questo piacere, diciamo, a parlare, ma abbiamo il dovere però di farlo. Ma non è che ci vuole molto, non vuoi parlare, non vuoi parlarti, fammi parlare con la dirigente, no? Ma seriamente però. La dirigente, quando io ho parlato, annuisce, ma ovviamente, come dire, l'indirizzo politico e anche il comando c'era il sindaco, cioè non è che il dirigente possa fare cose, no, che il sindaco non vuole. Quindi mi sembra una situazione assurda, cioè davvero, c'è qualcuno che ha detto mi sento impotente, cioè. Fate sapere, ci conta, sì,
mi guardano come a dire parlane, ma poi te dici tu sì sì, no? E poi si vedrà, cioè puntualmente, ecco, questo è lo stato d'animo che abbiamo noi qui. Però i problemi sono reali, questo è il punto, cioè non c'è da sorridere, poi purtroppo le conseguenze ci sono, ma guardate, questa è la cosa più grossa, abbiamo voluto stasera, no? Avevamo l'obbligo di dirlo, ci siamo posti, cioè ci siamo interrogati, come è Natale, c'è facile, no? Andiamo a fare una riunione, e come facevamo a non dirvela questa cosa? Cioè, dovevate saperla, no? Avremmo dovuto fare un manifesto, ma non lo so, cioè, non lo so, cioè, ci siamo sentiti, dovete di dirvela, non ci fa piacere, davvero non ci fa piacere. E credeteci, ma ce ne sono tante, adesso qualcun altro la vedremo stasera, non le possiamo vedere tutte, ma tante situazioni che evitiamo, c'è altro che rompiamo le scatole, ma tante le evitiamo, perché davvero sono, cioè, non è possibile, cioè sembra che me lo facciano apposta, come devo dire, cioè, ma se davvero se lo facessero apposta, io non so se si potrebbero fare tante cazzate come vengono fatte su questo comune, cioè, incredibile. Poi magari qualcuno dirà, ma forse succede dappertutto, ma sta cosa non mi consola, forse sì, noi conosciamo le cose nostre. Scusate, grazie, non sono riuscito a stare a 5 minuti. Se le responsabilità sono o potrebbero essere eventualmente anche di coloro che seguono gli uffici, oltre che il sindaco, non si potrebbe avere la presenza anche di queste persone? Perché andare a spiegare e individuare poi di chi sono le responsabilità diventa di facile comprensione per l'uditore, perché non siamo tutti quanti. Poi l'altra cosa che vorrei dire è che qui c'è forse un bisogno di intervenire presso tutti, perché quando vengono invitate delle persone, il sindaco o altri ancora, loro devono, in quanto rappresentanti di chi li ha votato e di chi non li ha votato, devono essere presenti, perché capire quello che può essere il contraddittorio aiuta anche nelle scelte. Diversamente si chiama latitanza. Enzo, guarda, è quello che noi stiamo dicendo da anni. Ma come cittadino, dovremmo fare forse fare. Ma infatti, noi dire pretendere. Ma infatti, Paolo l'ha accennato. Speriamo che i cittadini, noi il nostro, ti posso garantire. Facciamo, e lo facciamo anche con passione, perché poi alla fine sono cose che era la prima esperienza per tutti e per noi, ma sono cose un po' che facevamo già, quindi ci piace approfondire, studiare, ma soprattutto perché poi va a beneficio del paese di trovare le funzioni. Ma purtroppo il clima è questo, come dicevi prima, le responsabilità, e poi scriviamo, perché io vedo che no, annoiamo un po', le responsabilità noi attualmente potremmo denunciare. Potremmo denunciare la procura, tutti i dirigenti, perché poi ci sono tre dirigenti, primo, secondo e terzo settore. I dirigenti, nel momento in cui noi tiriamo le carte, non ce le danno, e poi facciamo anche una formale di sfida scritta, e scatteremo in automatico il reato di missione, potremmo denunciare. Ma non arriviamo a quello, abbiamo scritto la sovrintendenza, abbiamo scritto facciamo i manifesti, però cominciamo, serve anche soprattutto la sensibilità, l'aiuto dei cittadini che forse adesso con quello che sta succedendo, adesso infatti vi mostrerò dove uno lo vede fisicamente, perché poi spiegare tante cose tecniche, la gente giustamente un po' annoia, un po' non è nemmeno preparata. Però quello che sta succedendo un po' con quello che è successo con un centro anziano, con un centro anziani, cioè è assurdo. E da lì poi anche le altre conseguenze che non si vedono, cioè oltre ad aver chiuso il centro anziani come struttura, considerate che a scuola stanno
quest'anno, ma le tenute non sono venute di quelle ronde da tanta, che venivano ogni anno a Zolino. Quindi oltre alla visibilità del comune in quella manifestazione, è mancato anche il dopo, perché naturalmente venivano qua, quindi andavano insomma a bar, andavano in giro, quindi è facile da dire, no? E non so se verranno più, perché naturalmente adesso hanno deciso per un'altra sede, speriamo che quando ti stemeranno. Quindi anche altri effetti, questi sono quelli più pesanti. Comunque, adesso vi mostriamo, ripeto, perché ci sarebbe da dire tanto, quelli proprio che avete visto, che potete constatare voi tutti i giorni, soprattutto i blocchi di tutti. I lavori che ho fatto per le consegne e per la villa, considerate che qui sono due finanziamenti, uno di quasi 76.000 euro, uno di 80.000 euro, quindi parliamo di soldi. Vediamo che cosa hanno fatto. Per quanto riguarda le consegne, questo è più o meno l'80%, ne ho preso le carte, questo è tutto dal capitolato, quindi quello che era in presente. C'era una recensione per l'entrare con un etasteco, un qualunque posto del dato di Francese, una delle imprese sempre di Francese, con la nominazione a pavimento, le parti in cemento, con l'intero sistema di prelievo dell'acqua, la rilazione, e ha un altro paio di cose. Questo è l'80%. Naturalmente la sovrintendenza ha cassato tutto, cioè di questo mi ha cancellato tutto, ha cancellato l'80%. L'abbiamo detto già nell'altro dibattito. Questi cosa hanno fatto? Non hanno nemmeno aspettato, e questo dettaglio, che non è un dettaglio, perché abbiamo chiesto, non hanno nemmeno aspettato l'autorizzazione. Quindi sono partiti, dal punto di vista amministrativo hanno commesso un'irregolarità grossissima, tant'è che sono partiti, e quello che avete visto tutti, hanno fatto l'area di ingresso e il percorso del TAV, hanno iniziato. Quando poi è arrivata l'autorizzazione della sovrintendenza, dove già gli diceva che queste cose, che l'aveva già accennato nelle carte, siamo ridotte le carte, qua per avere le carte abbiamo aspettato 6 mesi, poi ci mandano anche carte sbagliate, cioè alle volte gli diamo le carte e oltre a quelle che gli diamo, oltre a mandarci in maniera disordinata, diceva anche me, ci troviamo dei libri di Martano, perché il tecnico che è in capo qua delle forze del lavoro per Martano, ci manca anche quello di Martano. Comunque questi erano i lavori che hanno fatto. Questi lavori, devi ricordare, nel giro di una settimana sono stati rimossi, completamente rimossi. Adesso, se ci fosse il sindaco, l'assessore, i pubblici, qualcuno, queste sono domande che potete fare anche voi. Tanto che ha sbagliato, non è semplicissimo, si è sbagliato la vita comune. Naturalmente chi ha sostenuto questi costi, perché ci sono stati dei costi per rimuovere quello che era stato fatto, e a quanto ammontano? A noi non ci hanno detto nulla, cioè a noi, anche se il vecchio segretario, speriamo nel remoto, che diciamo il notaio, quello che in parziale deve garantire la legalità amministrativa dell'azione amministrativa, non ci ha detto cosa. Vediamo cosa c'è. Quindi, ricapitolando, hanno fatto una piazzetta di ingresso più una massa realizzata che da capitolato, da computo medico, erano conteggiati 6.000 euro e questi li hanno dovuti togliere. Poi, una recensione, qui è assurdo, guarda, questo l'abbiamo preso da Google, basta fare, vedete, sono 276 metri, tolti i varchi, non vedete i varchi, sono 265 metri. 265 metri lineari, che cosa hanno fatto? Intanto lì hanno visto il muretto a secco, ricordate il grosso importo, 20.000 euro, e questo è stato cancellato dalla sentenza, gli ho detto che doveva fare la staccionata. Benissimo, la staccionata come l'hanno fatta? Allora, intanto avevano previsto questa, guardate la foto, poi hanno fatto questa, già senza essere, diciamo, falegnani, ingegneri o giovani, già all'occhio. Insomma, la seconda, quella che abbiamo installato, sembra, anche come quanto ne disegniamo e come fattura dovrebbe venire, il prezzo comunque è rimasto sempre 31 euro e rotti per l'unità. Adesso, qui, dovrebbe essere semplicemente 265 metri lineari per 31 rotti euro, viene 38.500 euro. E invece, dalle carte, perché i lavori sono in Puglia, da capitolato,
avanti 6.500 euro che non sappiamo perché, non riusciamo a capire dove andiamo a sparmare. Quindi, i 6.500 più i 5.000 che arriviamo solo per la stagione a 11.500 euro che non riusciamo a rintracciare. In più, questo anno c'era anche questo altro lavoro, la sistemazione era per i disabili. Siamo andati a vedere, potrei andare a vedere voi, fare il passo di fare. Questa è la situazione, non so che riuscite a vedere qui. Non hanno fatto nulla, cioè non hanno cambiato nemmeno la pavimentazione. Non hanno cambiato nulla. Poi arriva qua. Sono tutte quelle che c'erano rotte. Abbiamo fatto un tempo di passeggiare, abbiamo fatto le foto. Queste sono le due rampe, non abbiamo nulla. Ripeto. Quindi non bisogna. Cioè qua hanno fatto già anche questo lavoro, per altri questi lo hanno eseguito naturalmente, per altri 2000 euro. Adesso facciamo il riepilogo, giusto così dei costi. I lavori della passerella della piazzetta, che erano conteggiati in 6.000 euro. La ricezione di lei, andiamo a 18.500 euro. Naturalmente a questi, attenzione, bisogna mettere per questi sempre contingi che abbiamo fatto veloci, in maniera approssimata, sempre nel difetto, vanno aggiunti i lavori previsti ma non eseguiti, perché non c'è la loro tendenza, la loro illuminazione a pavimento, la loro piera, il sistema di torrevole, la loro applicazione. E quello naturalmente che dicevamo prima della rimozione, perché lì non sappiamo chi li ha sostenuti, di chi è la colpa, di chi ha sbagliato, di chi ha colpa. Quindi questa è la situazione di forza. Il finanziamento abbiamo avuto 76.000 euro, tolti 20.000 euro di spese tecniche, i lavori alla fine 55.000 euro. Quindi ci sono quasi 20.000 euro di costi non giustificati, il 40% del lavoro. Alla fine, adesso potete andare a vedere cosa hanno realizzato con 70.000 euro. Questo, una struttura in legno, che non abbiamo capito onestamente significato, poi riuscire ad andare a vedere. Questa struttura in legno, la staccionata, diciamo, una piazzetta di pavimenti quadri che hanno dovuto usare. Questo è quello che hanno fatto alla piazzetta, con 70.000 euro. La stagionata, la piazzetta e quello che è dove finito la macchina, la deve fare più. Naturalmente noi abbiamo preso il tempo, questi sono dati che non stiamo inventati, però poi la prossima anni dicevo per il difetto, da sempre la comunque. Abbiamo studiato per avere una legge. Lo stesso per quello che è successo alla vita. Il finanziamento alla vita è del 80.000 euro. Per i lavori 73.000 euro per notti, spese tecniche. Che cosa hanno fatto? Lì, quei 70.000 euro intanto cominciano malissimo. Hanno fatto la giudicazione il 25 ottobre del 2021. Dopo un anno l'hanno revocato alla vita, l'hanno iniziato. Attenzione, qua c'è, faccio una considerazione un po' tecnica, cerco di spiegarla meglio. Quando parlavo delle gare, qui non è stata fatta una gara, nemmeno per le consente. Siccome sono importi al di sotto di una certa soglia, gli accetti il tecnico, quindi non c'è stata una gara, quindi è ancora peggio perché uno fa una gara, vince una ditta e deve iniziare a lavorare con quella ditta, poi magari la ditta non sbaglia, non è quella che uno si aspettava, e ci sta, perché ha vinto. Qui è un affidamento diretto, tecnicamente, per cui ci abbatti, un affidamento diretto, cioè sono andati direttamente a quella ditta, sia per le consegne, sia per la vita. Per la vita addirittura gli hanno dovuto revocare dopo un anno. Il 29 settembre li hanno, il 1 settembre li hanno revocato i lavori, perché hanno visto che c'erano dei problemi. Abbiamo chiesto anche di legare, perché poi naturalmente bisogna applicare delle penali quando uno sbaglia. Questo alla fine hanno fatto una nuova giudicazione il 29 settembre, adesso il 24 novembre pare da verbale che hanno chiuso i lavori. Quindi per fare quello che hanno detto mostreremo e mica lo hanno messo scegliendo la vita, quindi come se uno a casa sua chiama una persona, è chiaro che se chiama qualcuno qualche ha la possibilità di chiamarlo direttamente, chiama quello di fiducia, quello che sa che farà il lavoro regolare. E qui il 70-80% dei lavori fatto così, all'affidamento diretto.
io l'hanno lasciato così, i lavori sono finiti e c'è per fare tutto il rapporto. Questo è il semplice culo, trattare di tanto di potere anche a dei conto con 80 mila. Hanno messo uno scivolo per i bambini e un figo, un altro giubilo, due di quei giubili, 10 giorni di legno, perché quel progetto fondamentalmente si chiamava Orto Romano, quindi dovevano questi di carro, quindi 10 giorni di un metro da 50 centimetri, non in fine erano da andare a vedere, e 10 mattina. Comuni che ha potuto si è gettato a prendere
Bignano, faranno un'altra maglia e uno più lo fa. Quindi nel raggio, attenzione, la serrania c'è una sezione staccata della primavera e fa riferimento al mattino. Ma comunque già così, non possiamo nemmeno consorziarci con altri comuni, non hanno nemmeno dialogato. Ho visto, leggendo la delibera con cui hanno assegnato questi soldi, i comuni della terra, dell'Unione dei Comuni della Terra di Mezzo, hanno su Bersano, Ciglia, le parti di Italia, giustamente si sono presentati come l'Unione dei Comuni, 8 di loro hanno preso il finanziamento, così forse ha una speranza di essere gestito, di non avere da scomodare. Questo è quello che è successo a Zurigo. Adesso ci troveremo, e chiudo così, per fare un esempio, stanno come se a uno di noi qualcuno gli regalasse un tir di 200.000 euro. Ok, allora, ma uno di noi un tir, anche se regalato, che cosa se lo fa? Se poi non lo può utilizzare, deve pagare con l'assicurazione i costi di gestione. Benzina. Quindi questo è proprio l'esempio calzante, è un esempio della sicurezza. Ma questo è un problema che vedremo fra 4-5 anni, come è successo quello che diceva prima Paolo con quegli altri che erano fuori bilancio. Quindi adesso passo la parola a Paolo, così vi parlerà dei problemi della scuola che sono ancora più importanti. Grazie. Buonasera a tutti i presenti e chi segue anche su Facebook. Noi ci siamo lasciati nell'incontro di luglio con la speranza che il sindaco e i suoi amministratori sentissero l'esigenza, prima ancora che il dovere verso i cittadini di Zollino, di condividere con tutti i temi comunali, almeno quelli più importanti, e quindi dibattere in incontri pubblici, ma non c'è niente da fare. Sono coerenti con la loro attività. La non presenza. A livello amministrativo scaricano la responsabilità sugli uffici. A livello politico sono chiusi in se stessi, forti solo della loro unanime e formale alzata di mano al Consiglio Comunale, ad occhi e orecchi tappati. In questi 3 anni e mezzo abbiamo fatto tantissimi interventi, non per piacere, come qualcuno va girando in mezzo al paese a dire, perché noi siamo quelli che rompiamo, però sono puntualmente evidenziati i problemi che non vogliamo mettere stasera. L'ultimo sollecito che ho fatto la settimana scorsa più o meno, perché ogni anno si rivede lo stesso disservizio a scuola, i termosifoni spenti. Un anno fa c'era il problema del contatore del gas, sono stati fermi perché non c'era l'allaccio. Quest'anno c'era la caldaia rotta. Io mi chiedo se un poco di programmazione si può fare o bisogna operare sempre in emergenza. E oltretutto dico, quando io ho fatto questo sollecito c'è stato un assessore che si è fatta anche la risata, e io gli ho risposto: pensa di risolvere il problema piuttosto che a ridere, perché c'è poco da ridere. Eppure ogni anno le scuole devono essere riscaldate per evitare di far, diciamo, ammalare i ragazzi. E ora con una battuta, perché la posso fare, propongo di comprare, anche a spese del comune, una giacca di piuma d'oca per ogni ragazzo, così i genitori stanno tranquilli e non si lamentano più. Questa è una buona proposta, così evitiamo anche di pagare il gas, se lo paghiamo. Passiamo alle raccomandazioni e alle proposte, ai solleciti per quanto riguarda il gas caldo. Io ad agosto del 2020 avevo scritto al sindaco per sapere come intendesse l'amministrazione risolvere l'annoso problema del radon. Risposta, come al solito: non ti preoccupare, che una volta terminati i lavori l'amministrazione porrà particolarmente
attenzione al tema facendo le opportune verifiche di solubilità dei locali. Io ho letto tutto quello che ha scritto la lettera. Ebbene, io mi preoccupo perché la risoluzione del problema stava proprio in quel progetto di efficientamento energetico dell'edificio scolastico, che aveva avuto un consistente finanziamento e supportato anche da relazioni tecniche redatte da ingegneri che della materia sono esperti. E in un incontro pubblico che io ero presente, ma sicuramente gli attuali vice e sindaco non c'erano, fu messo in evidenza come si poteva risolvere il problema. Nel progetto fu messa una voce di spesa proprio adeguata a quel progetto di 11.850 euro per un sistema di aerazione per far uscire fuori il radon. Questa voce è scomparsa dal progetto. In cambio i ragazzi però devono stare qualche ora anche d'inverno con le finestre aperte in modo che aleggia. E allora io mi chiedo se la parola illegalità, tanto amata e usata dal sindaco a volte, vale anche per l'amministrazione. C'è una legge regionale che obbliga chi ha attività aperte al pubblico ed enti pubblici, quindi il comune e le scuole, di misurare ogni 6 mesi la presenza di radon e comunicare i risultati all'ARPA. Questo adempimento molte attività commerciali di Solino lo fanno regolarmente e a dire il vero anche privati cittadini. Ma il comune di Solino in 3 anni e mezzo, per mia conoscenza diretta, questo non l'ha mai fatto. Perché? Non ci viene la salute dei cittadini. Ripeto, il comune è obbligato a fare le rilevazioni del gas radon. E in questo contesto ripenso alla Commissione Ambiente e Salute, che il sottoscritto come consigliere catalano siamo stati costretti a dimetterci perché dopo 18 mesi il sindaco non l'aveva mai convocata e l'ha convocata una settimana dopo che non ci siamo dimessi. E il sindaco è riuscito a eliminare l'unica commissione presente a Zolino, evidentemente proprio per non avere nessun tipo di discussione sia sulla salute dei cittadini e sia per non dare notizie di attività di tipo ambientale, tipo l'eolico, fotovoltaico o industriale, tipo la colace, perché non se ne parla. Spero un giorno io di avere la possibilità di confrontarmi con questa amministrazione in un pubblico dibattito su questi temi, essendo loro persone schierate apertamente a sinistra, e io potevo anche parlare di altro su questo tema. E mi pareva di aver capito che su questi temi dovrebbero averli particolarmente a cuore, invece niente. Cambiando argomento, voglio fare qualche appunto anche sui lavori stradali che ci sono in questi mesi. Allora, sull'asfalto che è stato fatto con l'appalto di 194.000 euro, tenete presente che è un appalto finanziato nel 2019 dalla vecchia amministrazione, perché parliamoci da fino ad oggi l'unico finanziamento che sono riusciti a ottenere veramente questa amministrazione è stato questo 1 milione di euro per la Sironino. Il resto viene tutto dalla precedente amministrazione. Allora, viene finanziato nella primavera del 2019. Passa un anno per fare la firma con la regione, tra comune e regione, ne passa un anno. Viene appaltata nel 2022, quindi sono passati 3 anni. E ovviamente io mi vedo anche gli altri lavori pubblici, mediamente stiamo lì 3 anni, sono minimo 3 anni da quando arriva il finanziamento a quando iniziano i lavori. Penso anche lo stesso finanziamento che hanno avuto per il centro anziani, sono passati esattamente 3 anni. E vado a pensare alla Sironico, se hanno finanziato adesso, per 2028-2029 forse ce la fanno ad avere la Sironico. Non sappiamo se hanno poi
bambini che nascono ne hanno solo il padre. Ebbene, su questi lavori, 194.000 euro, ad oggi ci è dato sapere che per i maggiori costi delle materie prime i lavori hanno subito una sospensione in attesa di variante per aggiornamento prezzi. Allora, io dico che il sindaco, invece di cacciare il debito comunale che c'era appena vinto le elezioni, se lo fosse tenuto per un po' almeno, il progetto lo conosceva bene e non sarebbero passati almeno quell'anno di tempo per andare a firmare con la regione, forse ce l'avremmo, ce lo potevamo risparmiare. Ma torniamo all'attualità di oggi. I lavori sono stati fatti in parte, secondo me, anche male, e ve lo dico come uno che nel settore qualcosa la sa. E ora sono sospesi. Ciò significa che in questo progetto che andava a gara sono state stralciate anche opere e offerte migliorative che non ci saranno più. Strade che non saranno più asfaltate perché sono finiti i soldi. Io mi faccio la domanda, la maggiorazione dei prezzi non è recente, già esiste già da un paio d'anni, quindi l'impresa secondo me doveva adeguarsi ai nuovi listini ministeriali prima di fare un'offerta a una gara pubblica. Quindi deduco due cose: la prima, che l'impresa è stata abbastanza superficiale nel fare l'offerta. La seconda è più cattiva, c'è la malafede, perché tanto c'è, si fa una variante e poi si sistema tutto, perché questo è l'andazzo che sta prendendo in questo paese. Poi si sistema, intanto la prendo, poi si sistema. Intanto a Zollino molte strade non verranno asfaltate, il piazzale della Villa non sarà asfaltato, marciapiedi spariti, erano tutte opere migliorative, non ci saranno più. Quindi deducete voi dove andremo a finire nel prossimo futuro, speriamo che sia breve. Grazie. Va bene, allora noi vi ringraziamo naturalmente della pazienza e speriamo che questo, diciamo, incontro che abbiamo fatto possa servire un po' a smuovere, a farvi capire che altro al paese, ai cittadini, non dico per ribellarsi, ma quantomeno per riflettere su come vengono spesi i soldi e come vengono gestite queste situazioni, tra cui quella importantissima del RAD a scuola per i ragazzi. Grazie, buona serata. Perché vuoi invitare direttamente i tecnici? Sì. E Fernando, i tecnici purtroppo non ci rispondono.